Good evening, ladies and gentlemen. Ieri vi abbiamo mostrato i partecipanti del torneo maschile e ora è il momento di mostrarvi anche le 8 contendenti che si giocheranno il primo torneo femminile in assoluto nella storia del Carlton Millis Classic. E qui il pool. Dicevamo, il pool rispetto a quello del torneo maschile non si limita ai soli due finalisti, ma le quattro semifinaliste saranno sicure di avere un posto in CCW, mentre fa il suo ingresso sul ring la prima contendente, Amaya Motoda, judoka ovviamente giapponese, che ha ampliato il suo repertorio all'interno del mondo del wrestling, quindi sicuramente una scelta molto interessante. Sicuramente potrà darci grandi soddisfazioni, una ragazza estremamente determinata che ben si confà nel contesto, in un contesto come quello del Carlton Millis Classic. Ed ecco la seconda entrata. Dall'Irlanda, Brenda McIntyre, anche qui volontà da vendere e altrettanta cattiveria agonistica, soggetto piuttosto interessante, sicuramente saprà darci delle soddisfazioni all'interno del torneo, magari con la sua cattiveria agonistica, come abbiamo detto prima, potrebbe riuscire a entrare nel novero delle quattro semifinaliste e garantirsi un contratto con la CCW, ma come ho detto prima, il contratto è sicuro solo per le prime quattro, ma non vuol dire che le altre non possono fare una buona impressione e appunto venire chiamate per ottenere un contratto con la Continental Championship Wrestling. Quindi insomma, tutto è in divenire. E ora vedremo la terza partecipante. Come ci introduce la scritta, visto che la ring announcer tarda, The Fittest Woman on Earth, Catherine Dominguez, da San Paolo, Brasile. 2% di grasso corporeo, e se è un addominale che parla per lei, soprattutto a giustificare il suo soprannome. Tanta agilità, ma anche tanta potenza, un incrocio piuttosto interessante. Diciamo un incrocio piuttosto interessante questo tra la forza bruta scaturita da un fisico così possente e l'estrema agilità di un corpo così atletico. Questa sicuramente la rende una delle favorite d'obbligo per la vittoria finale, e penso che ne sentiremo ancora parlare, poco ma sicuro. Ed ora siamo già arrivati al giro di boa, alla quarta partecipante, che ovviamente si fa attendere. Ed eccola qui. In mezzo alla nebbia spunta fuori, anche qui anticipo la ring announcer, Melissa Kwan,
cino-americana. Dicevo cino-americana che ha deciso di ritornare alle sue origini orientali e prendere la residenza a Shanghai, dove è diventata una straordinaria mixed martial artist, the sweetest thing, come la chiamano, ed è sicuramente un'aggiunta molto interessante alla WMS Division, specie se riuscirà anche a, come ho detto prima, finire tra le prime quattro o comunque fare una buona impressione, diciamo, al management della CCW, che l'ha praticamente chiamata a scatola chiusa molte delle contendenti. Quindi anche se questo non è il caso, Nicole Watkins 1,85 per una bella quintalata. Diciamo che abbiamo coperto anche il reparto Kirby quest'anno. E come dice anche la scritta sul top, sappiamo anche qual è la sua specialità. E ovviamente stiamo parlando del twerking, come dice anche la maglietta. Una delle sue mosse più conosciute è appunto il twerking moonsault. Direi che una mossa del genere non ha bisogno di ulteriori approfondimenti. E ora aspettiamo l'ingresso della sesta contendente. Ed eccola qui. Nikki Simmons dai bassi fondi di Chicago, la più piccolina del gruppo, solo 19 anni. Non credo sia nemmeno legale farla lottare in televisione, però mettiamola così, bisogna prima vedere se la assumiamo, quindi teniamoci questo cavillo da parte. La più piccolina ma anche la più grintosa sicuramente può dare tanto a tutto il contesto del torneo, e vedremo se strapperà un contratto, che ovviamente, vista la situazione, ci costringerà a un discreto numero di spese legali, ma è un rischio che correremo ugualmente. Siamo pronti per la penultima delle partecipanti, pubblico che aspetta in silenzio, anche se si sente qualche fischio qui nella New Alhambra Arena. Rose in the Garden, Rachel Ivy. Direi che a vederla c'è decisamente poco da dire, e a vederla su ring sicuramente di più. Abbastanza interessante la sua Lotus Lock, la sua finisher. Speriamo di avere modo di vederla durante questo torneo. Speriamo anche di rivederla, anche se la vedete così, ma c'è anche una seria competitor dietro questa maschera, dietro questa apparenza. Sicuramente la curiosità è tanta. E ora chiudiamo il novero delle otto partecipanti con l'ultima della lista, che come sempre tarda ad arrivare. Eccola qui, Indiana Comics,
Sofia Garcia, la jefe cita da San Juan, Puerto Rico. Un'altra con un po' di garra, anche se quella in teoria è proprietà dei paesi un po' più in basso, Sud America. Sofia comunque sa il fatto suo. Una lunga esperienza a Puerto Rico, prima come valletta e poi come lottatrice. Magari non è la più esperta del gruppo, ma speriamo ce la possa fare. E a questo punto io vi devo dare l'appuntamento al 17-18 novembre per il Carlton Miller Classic. E non credo però che aspetteranno al 18 novembre per chiudere l'ostilità. Quindi io vi do l'appuntamento al Carlton Miller Classic e noi ci vediamo, sperando che si fermino.